Bentrovati, buongiorno. Procediamo ascoltando la parola di Dio, la parola che la Chiesa oggi ci offre. È un brano molto bello, è un brano molto toccante, è un brano da gustare. E questo brano ci racconta una storia dei due uomini, e uno bello più altro. E quello bello è Zaccheo. È una cosa che ci può stupire, ma come mai questo era pubblicano, anzi il capo dei pubblicani, un peccatore, così lo conoscevano a Gerico. Ma era una persona bella. E l'altra persona più bella è ovviamente Gesù. Zaccheo viveva a Gerico. Il capo dei pubblicani, come lo descriva Luca, no? Cioè degli esattori delle tasse. Zaccheo è una persona ricca, è un ricco collaboratore degli odiati occupanti romani, cioè possiamo dire uno sfruttatore del suo popolo, ed è per questo che è stato odiato. Sfruttatore del suo popolo. Era considerato come uno dei ladri. La domanda è: come lo chiamavano nella città? Come la gente la conosceva? Dicevano: ma questo è il capo dei pubblicani, cioè il capo dei ladri. Scusatemi questo che dirò, ma è uno sporco. Un odiato. Probabilmente era capace a rubare, era il suo mestiere. È così che piano piano ha accumulato grandi ricchezze. E la gente lo conosce anche come il peccatore, come dice, no? Luca, dicevano, è entrato nella casa di peccatore per mangiare, guardando Gesù. Gesù è andato da questo peccatore. Ma nessuno in questa città, leggete figlioli miei questo brano del Vangelo tranquillamente, nessuno in questa città lo chiamava usando il suo proprio nome, nonostante lui abbia avuto il nome Zaccheo. Pensateci bene, di vita di questo uomo. Sì, forse era uno corrotto, ma sicuramente era uno odiato. Uno fallito, uno respinto, uno rifiutato. Penso che dopo tanto tempo che lui stesso probabilmente non abbia avuto amore verso se stesso e pensava che lui alla fine è soltanto un peccatore, uno capo dei ladri. Quante volte succede, carissimi, che anche nelle nostre vite, che la gente ci guarda attraverso i nostri peccati, i nostri errori, i nostri sbagli, ma tu non sei tuo peccato. Per esempio, quante volte succede nelle nostre vite così, questo prete corrotto? Ma qualcuno si interessa perché questo prete ha fatto quel peccato? Tu sai quante notti questo prete ha pianto nella sua stanza, senza alcuna parola. E questa suora che invece di indossare un abito nero è venuta oggi in un jeans, ma tu sai che forse adesso sta attraversando il momento della prova, delle tenebre. Questa signora che oggi è venuta alla messa e non ti ha salutato, no? È disgraziosa. Come mai non poteva salutarmi? Non so chi sono io. E tu sai che 5 minuti fa, prima di entrare in chiesa, lei ha ricevuto il messaggio dell'ospedale che è malata nel cancro. Oppure che il suo marito
sta morendo. Il nostro sguardo, figlioli miei, come oggi noi guardiamo gli altri, come noi anche guardiamo noi stessi, se stessi. Questo è anche un problema grosso. Ci sono le persone che ci dicono: ma tu sei così, 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 così perché hai fatto questi peccati, ma tu non sei tuo peccato. Succede purtroppo anche nell'ambiente familiare, quando i genitori dicono: ma tu sei figlio di nessuno, guarda chi sei, non segui, non vuoi essere un grande, cioè tu devi studiare questo, io invece studi questo, senza prospettiva, sei un deficiente, scusate questa parola, ma succede. Lavoro con la gente, sapete quante persone vengono perché hanno sentito nella sua vita che sono, nella loro vita che sono nessuno, che non valgono niente. Ci sono le ferite davvero profonde e queste persone non riescono ad amare se stesse. Sono la morte che ancora cammina e non va. Questo Zaccheo, carissimi, lui probabilmente voleva vedere Gesù soltanto per curiosità. Non è detto che voleva convertirsi, Luca non ci dice assolutamente questo. Era un uomo di una piccola, di piccolo di statura, dice così, e voleva soltanto vedere che cosa succede, perché è venuta un personaggio, no? Una persona che segue tante persone. Probabilmente neanche non voleva nascondersi. Sale sull'albero dove si può nascondere tra le foglie. Forse aveva paura di essere notato, di essere visto, di giudicare pubblicamente. È così che è salito un po' nascosto. Quando arriva vicino a quell'albero Gesù, alza lo sguardo e dice: Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua. Carissimi figlioli miei, possiamo soltanto immaginare lo stupore di Zaccheo. Come mai che quello che non mi conosce mi chiama usando il mio proprio nome? Nessuno mi chiama più Zaccheo, dicono quel ladro. E perché Gesù ha detto devo fermarmi a casa tua? Di quale deve, dovere si tratta? Sappiamo che il suo dovere supremo è attuare il disegno del Padre su tutta l'umanità, che si compie a Gerusalemme con la sua condanna alla morte, la crocifissione, al terzo giorno la risurrezione. È il disegno della salvezza, della misericordia del Padre. E anche in questo disegno c'è posto, anche c'è la salvezza di Zaccheo, un uomo disprezzato, un uomo disonesto, no? Ma c'è un uomo da tutti, per noi tutti. E perciò, perché lui era disonesto, e perciò è bisognoso di convertirsi. Infatti il Vangelo dice che quando Gesù lo chiamò, tutti mormoravano. È entrato in casa di un peccatore. Carissimi, sapete cosa significa il nome Zaccheo in ebraico? Significa pulito. Ma in questo momento della storia, Zaccheo poteva pensare tutto su se stesso, ma sicuramente non quello che era pulito. Ma Gesù va oltre. Lo sguardo di Gesù va nelle profondità della nostra umanità, nelle profondità del nostro cuore umano. Gesù va oltre, dice: non sei tuo peccato, tu hai la tua bellezza. E anzi, in un certo momento Gesù lo chiama figlio di Abramo, cioè figlio di Dio. Carissimi, soltanto Gesù ci vede così. Il popolo vede in lui soltanto un furfante, cioè che si è arricchito sulla pelle del prossimo. E se Gesù avesse detto: scendi tu, sfruttatore, traditore del popolo, vieni a parlare come regolare i conti, di sicuro il popolo avrebbe fatto un grande applauso.
Invece incominciarono a mormorare: Gesù va a casa di lui, del peccatore, del sfruttatore. Ma Gesù, carissimi, guidato dalla misericordia, cercava proprio lui. E quando entra in casa di Zaccheo, dice: oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anche egli è il figlio di Abramo, guardate, il figlio di Dio. Il figlio dell'uomo, infatti, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Lo sguardo di Gesù va oltre i peccati e i pregiudizi umani. E questo è importante. Dobbiamo impararlo. Lo sguardo di Gesù va oltre i peccati e i pregiudizi. Gesù vede la persona con gli occhi di Dio. Non si ferma al male, non si ferma al passato, ma intravede il bene futuro. Gesù non si rassegna alle chiusure, ma apre sempre, sempre apre nuovi spazi di vita. Gesù non si ferma alle apparenze, ma guarda il cuore. Gesù è il sguardo, è qui amorevole. E qui ha guardato il cuore ferito di quest'uomo, ferito dal peccato, della cupidigia, da tante cose brutte che aveva fatto questo Zaccheo. Guarda quel cuore ferito e va lì. A volte noi cerchiamo di correggere, di convertire un peccatore, rimproverandolo il suo comportamento ingiusto. Invece l'atteggiamento di Gesù con Zaccheo ci indica totalmente l'altra strada. Quella di mostrare a chi sbaglia il suo valore, quel valore che Gesù, che Dio continua a vedere malgrado tutto, malgrado tutti i suoi sbagli. Questo può provocare una sorpresa positiva che spinge la persona a tirare fuori il buono che ha in sé e di dare fiducia alle persone che le fa crescere e cambiare. Carissimi, non esiste una persona che non ha qualcosa di buono e questo guarda Dio per tirarla sempre fuori dal male. Che Dio vi benedica. Buona e santa domenica.